quando ci sarà, ci riprenderemo e diremo che il vincitore farà scarlali l'altro. Allora, devo dirlo, questa è un'altra semifinale della categoria 63, è la prima semifinale della categoria 63. Esatto. Quando arrivo, aspettavo pure che fa. Soltanto le sconfitte. Allora, categoria 65 kg, 3 round da 3 minuti. Federica, 32, no? 32 questa. Video. È possibile fare un commento qua, eh? Qua ce va, ce batte il testosterone. Bene, bene. Mi chiamo Mario. No. Ok, inizia questa prima semifinale dei 65 kg sulla distanza di 3 riprese a 2 minuti tra Gioisi, angolo rosso, e Cangelosi, angolo blu. Ah, sicuramente Cangelosi è un atleta molto compatto, molto esperto. Poi vedo Carlo Incontri all'attivo, contro Giuisa, che ne ha 22, Giuisi, ma atleta solido, molto coraggioso. Noto che Cangelosi è un mancino, quindi pericolosi.
siamo sempre nella fase iniziale, questa clinch previsto, per quando diventa inattivo poi l'arbitro chiama il break. Buona comitata di Cancelosi, buona risposta, buona risposta con Gerbo. Fase di clinch, anche questo si preannuncia un bel match, Massimo, abbastanza, sì, sicuramente abbastanza, sono atleti di valore, vedremo un ottimo un calcio frontale. Buona lettura del tempo da parte di Giosi, interessante questo calcio da dietro, gomitata di Cancelosi. Cancelosi ci sembra molto esperto con i gomiti, essendo poi un atleta mancino è particolarmente pericoloso con la gamba arretrata. Ha provato un calcio girato Gioisi, ha perso l'equilibrio, buon diretto sinistro di Cancelosi, probabilmente Epidoro sta sfruttando male il suo allungo. Seconda ripresa, subito ginocchiata di Cancelosi, seconda ginocchiata. Cancelosi è partito all'attacco, ha intensificato la sua azione, chiude all'angolo. Questo è frutto della esperienza, Massimo, io credo che lui sta mettendo proprio la sua esperienza in gioco. Ho l'impressione però che Cancelosi è un po' più affaticato, abbia subito forse il suo avversario, ma lavora benissimo. Buona comitata di Cancelosi, sì, che sorprende di nuovo Giosi. Contro di alto livello, prova uno sbilanciamento interrotto poi dall'arco centrale. C'è un buon anticipo Cancelosi, un buon sinistro di Gioisi, un buon sinistro che mantiene, siamo nella fase di clinch dove tenta delle ginocchiate, comunque fanno punteggio. Ginocchiate assolutamente sì, anche il clinch. Accusa un po' di stanchezza, ha sorpreso con questo high kick al viso e subito l'arbitro nemmeno inizia il conteggio perché è andato KO Gioisi. Adesso è stata un'azione particolarmente pericolosa quella che ha avuto Gioisi, visto appunto che si era sbilanciato e comunque non è successo nulla. Giosi ha passato la guardia e è arrivato il circolare al viso.
L'atleta più si è esperto probabilmente ha fatto un errore sul ring e gli errori si comunque il colme ci sembra l'atleta anche ancora, se chiaramente ancora non si è ripreso del tutto, però ancora non si è ripreso del tutto, quindi attendono ancora qualche momento con il dottore sul ring. Il colpo l'ha sorpreso, l'ha preso tra il collo e la mandibola e c'è scampo, un errore pagato duramente. Sì, incontro piacevole, è stato un bel incontro, Josi ha dato filo da torcere a Cangelosi, ma un atleta esperto come Shan sicuramente non si è fatto sfuggire questa occasione. Quindi passa il turno Cangelosi che si confronterà poi tra con il vincitore tra Chebron Sisai e Can Nakwasa. Bell'applauso, veramente una meritato da questi due atleti. Turismo thailandese, from Palace of the